dati della crisi. Le denunce risultano dagli ultimi dati che le denunce sono in calo. Riflettendo su questi dati, per me le denunce sono in calo rispetto al 2010 o al 2009, perché c'è meno violenza. Temo appunto che le denunce siano in calo perché le donne hanno paura di affrontare il futuro a livello proprio di economico, perché non hanno una stabilità economica e un sostegno, non vedo veramente come possono poi affrontare la situazione. Quindi noi effettivamente abbiamo delle difficoltà anche a livello psicologico. Queste donne non hanno crescenze stesse, per cui non hanno la forza. Bisogna ricostruire un'identità. Perché è colpa fortissima, quella è stata colpa mia. Sì. Se non avessi anche se cucinato la separata non avrei... Sì, c'è un senso di colpa. Sì, è vero, c'è un'eccezione di senso di colpa di tutti. Perché le donne risultano che si una battuta veramente anche un po' per fare in modo che abbia una forza di scegliere, non una strada di risposta. Io oltre mi permetto di ringraziare, quando sempre di ringraziamenti alla parte finale, però non vorrei che fare modo, oltre a ringraziare tutti e anche la protezione civile che come sempre ci accompagna e ci supporta. Ringrazio anche le mie colleghe della Commissione Pari Opportunità, che anche loro da varie parti della provincia ne arrivano come sempre a supporto delle iniziative. Questo, noi abbiamo una bella squadra su questo, anche se poi in provincia non ci vogliono tanto bene, però noi siamo una bella squadra, lavoriamo molto bene sul territorio, sono orgogliosa di farne parte. E poi saluto anche gli allievi del corso serale dell'ITC dell'Andrea Torrente, che so che anche il preside che ci ha tenuto veramente tanto, che insieme ad altri presidi, quando sono andata appunto a fare personalmente l'invito, perché è una questione anche di conoscere il territorio, ci hanno proposto una cosa che poi lanceremo anche a supporto dell'ente locale, più oltre all'ente in provincia, rifare lo sportello itinerante, quindi in maniera tale che il gruppo dell'associazione andare nelle scuole, o almeno una volta, e fare dei gruppi di ascolto. Mi è piaciuta molto questa idea dello sportello dell'associazione che va nelle scuole ad ascoltare, quindi a creare gruppi, qualora ci sono dei minori che manifestano, perché molto spesso veramente poi sono nelle scuole, sono i ragazzi che con le loro manifestazioni di comportamentale, di violenza e terrorismo manifestano una realtà che loro vivono. Quindi gli insegnanti dovrebbero avere gli strumenti giusti per interpretare delle reazioni. Cedo volentieri la parola, oltre che all'amica, ma all'avvocato del penalista della nostra associazione, Luisa Santucci. Eccoci. Buonasera a tutti, io sono l'avvocato Luisa Santucci, avvocato penalista presso il Tribunale Ordinario e i minorenni di Napoli. Inviterei la signora Morales a sedersi qui accanto, perché lei è questa squadra che vince non si cambia, signora Venga. Ormai siamo abituati a parlare in tutti i banchi del tribunale. Prego, prego.